Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore su Ultimate Team. Siamo qui ancora in divisione 9, dopo uno scorso episodio discreto, però poteva andare meglio, con due vittorie e un pareggio. Abbiamo completato già un obiettivo, quindi abbiamo già 10.000 crediti nel budget trasferimenti, però speriamo di aumentarlo in questo secondo episodio di questa stagione, che potrebbe essere anche l'ultimo per questa stagione, visto che ci mancano 6 punti per vincere il titolo e quindi in teoria con due vittorie già avremmo completato questa nona divisione. Vi ricordo che questa è la squadra con un bel po' di skillers, questi sono i nostri sostituti che abbiamo a disposizione. Dobbiamo semplicemente fare uno skill goal, semplicemente, insomma, non è poi così semplice, e segnare su cross di Rabona. Poi dobbiamo cercare di non prendere espulsioni e così avremo completato tutti i nostri obiettivi. Ok, il primo nostro avversario è la squadra di Acipiripipino. Acipiripipino, ok, che ha un botto di giocatori in prestito: Lemar, Abanega, Iniesta, Isco, Thiago Silva e Donnarumma. Con in attacco quel buggatone di Antonio, che ragazzi, quest'anno è un bug estremo. Buona, subito qui la palla recuperata. E poi Ben Arfa si può fermare. Ben Arfa, buono così. Ben Arfa, attenzione ancora lui. Il tiro, qui devo tirare perché ero nello skill goal, cioè ero durante la skill, ma vicino, vicino al secondo ed ultimo skill goal. Buono, Yarmo, fermati lì. Buono così. Buono ancora, rientra. Mannaggia, l'ha distrutto, ma non è passato lui. Passa lì El Shaarawy. Si gira El Shaarawy, buono così, si libera di un avversario. El Shaarawy se ne va. El Shaarawy, ancora lui. El Shaarawy, mannaggia a te, El Shaarawy. Yarmolenko, no, ero girato per fare cross di Rabona. Però può andare ancora lui, buono così. Buono così, Yarmolenko, oddio. Traversa. Mamma mia, non so se era proprio uno skill goal, anche se ha fatto un tunnel incredibile con il ball roll, però traversa. Attenzione qui, bravo per Ren, però il rimpallo è favorevole al nostro avversario. Che qui rischia. No, dai, ma come si fa? Come si fa? Ma dai, ma qui il difensore, avete visto, ha scivolato. Gli ha lasciato la palla lì a Antonio. Cioè, gli ha proprio servita su un piatto d'argento. Sciletti per Ben Arfa, che si appoggia a Yarmolenko. Yarmolenko se ne va. Yarmolenko se ne va. Entra in mezzo. Yarmolenko! Mannaggia a voi, mannaggia. Vabbè, guarda lì, difensore, come si è mosso. Assurdo. No, dai, assurdo! Non posso prendere così due gol su due tiri, con due volte la cavolata del difensore, che non è colpa mia. È che quest'anno fa schifo la CPU, cioè l'intelligenza artificiale per i difensori. Schifo. E finisce anche il primo tempo, nemmeno mi fa fare l'azione. Guardate, ha fatto due tiri, ha fatto sto ragazzo. Due tiri, due gol. Io 6 tiri, di cui uno in porta, una traversa, un po' di sfiga. Attenzione, che gli arriva il terzo gol sul terzo tiro. No, è incredibile! È incredibile, a parte Antonio che ogni tiro che fa è gol. Ma dai! No, vabbè, è assurdo. No, di testa da Banega. Di testa da Banega. Vabbè, non mi interessa più vincere a sto punto. Metto anche in pausa. Ma che cazzo vuole questo? Non mi interessa più vincere. Cercherò di fare sto benedetto skill goal, sto benedetto gol su cross di Rabona. Tanto non perdo obiettivi a perdere sta partita, però è veramente scandalosa, cioè è una partita che merito io assolutamente di vincere. Dai, Yarmolenko. Dai, sei te l'uomo. Sei te l'uomo giusto. Sei te l'uomo giusto. Fermati, Yarmolenko. Ancora col tiro. Mannaggia. Dai, Benny. Buono, Benny. Se ne libera di uno. Si ferma ancora, Benny, con l'elastico. Il tiro di Benny. Ma devi segnare. Fai tutte le skill bene e poi non segni. Fai schifo. Dai, laggiù. Dai, laggiù. Per Salvio, Salvio può andare, Salvio può andare, Salvio può andare. Cross in mezzo di Rabona, non arriva il Shaarawy, non arriva più. Ecco il quinto, eccezionale, ha fatto 5 tiri, 5 gol sto ragazzo. Probabilmente se avessi giocato normalmente, senza cercare le skill, i cross in Rabona che tanto non vengono, l'avrei potuta vincere, non lo so, a parte ha avuto parecchia fortuna sto qua, quindi probabilmente l'avrebbe vinto lo stesso lui. Però comunque non mi sto concentrando sulla vittoria, ma quanto sulle skill, ma non entrano poi i gol. Dai, Salvio. Dai, Salvio, buono. Buono, Salvio, il tiro! Ma
perché? Perché lui ogni tiro che fa è gol e io no? Donnarumma, ce l'ho sul primo account, fa schifo Donnarumma. E qui fa i miracoli. Dai che era uno skill goal questo. Finisce qua la partita 5-0 per il mio avversario. In un modo veramente rocambolesco. Però avete visto, cioè io ho provato in ogni modo qui che gol sarebbe stato questo. Col tunnel. Ho provato in tutti i modi a fare lo skill goal, a fare il cross in rabona. Non ho provato a vincere la partita. Però ragazzi, così, cioè, vabbè, 8 tiri, ma veramente è stata una partita scandalosa. Comunque per fortuna non mi interessa qui la vittoria, perché comunque il titolo lo possiamo vincere tranquillamente. Abbiamo ancora 6 partite per fare 2 vittorie. Però quello che conta per me è fare sto dannato skill goal e sto dannato cross in rabona. Cioè questo dannato goal su cross in rabona. Ok, seconda partita di oggi, secondo avversario di oggi è Araújo TG. Ok, con Serie A. Ed era in attacco Niang, Borja Valero, Felipe Anderson. Non è male come Serie A. Di nuovo Donnarumma impresso. Io ragazzi, Donnarumma l'ho provato e fa schifo. Adesso quello di prima ha fatto i miracoli. Vediamo che questo faccia schifo come il mio. Buono Benny. Buono Benny. Ancora Benny. Il tiro, mannaggia te Benny. No, perché quelli sono soli? Perché sono soli completamente? Cioè, è facilissimo. Facilissimo segnare così normalmente. Perché... cioè la gente è sola e i difensori non esistono, non esiste la CPU. Dai, una fa larga per il Sharawi. Il Sharawi. Il Sharawi rientra bene. Il Sharawi. Il Sharawi. Sì, così! Finalmente arriva il secondo skill goal. Girare l'ostacolo, anche il trofeo ho preso. Dai così, il Sharawi. Secondo skill goal, secondo obiettivo completato. Finalmente. Alleluia. Due skill ho fatto, una spin e un ball roll, penso, abbastanza semplice, però anche un bellissimo gol di El Shaarawy. E mi sono liberato comunque bene i due avversari, quindi ci sta, andiamo avanti, abbiamo pareggiato la partita. Adesso con calma andiamo a vincere. Dai Esha, vai te. A sto punto proviamolo, sto cross in rabona, proviamolo. Proviamolo Esha. Buono per Yarmolenko, il tiro! Se lì faceva la rovesciata, guarda, andavo via. Mettiamo Jonas per Ghezze, sposto Ben Arfa sulla mediana e va bene così. Tanto non ci serve fare skill goal, ma solo cross in rabona. E quindi bene avere un giocatore che tra poco prende di testa come Jonas lì nel mezzo. Buono il cross, il tiro, sì così. Non è in rabona, anche se gli ha detto di farlo in rabona. C'è il 2-1 però. 2-1 all'81esimo, Yarmolenko. Buono Yarmo. Buono Yarmo, fallo sto cross in rabona per il Sharawi. Madonna, non entra però. Finisce qua la partita sul 2-1, quindi abbiamo vinto per fortuna. Adesso per conferma andiamo a vedere i nostri due gol, per far vedere che comunque uno era uno skill goal e l'altro non era un cross in rabona. Quindi no, un gol di Parolo non ci interessa. Andiamo a vedere il gol di Sharawi. Qui rientra bene con una skill. Eccola qui l'altra skill a liberarsi l'avversario. E poi un bel tiro, devo dire, traversa rete, un gran bel gol di El Shaarawy. E andiamo a vedere il gol di Yarmolenko, con cui Ben Arfa gli ha detto fai cross in rabona, ma l'ha fatto col mancino. E vabbè, comunque siamo riusciti comunque a segnare e a vincere la partita. Quindi saliamo di altri 3 punti, siamo sicuramente in divisione 8, ma dobbiamo vincere quest'ultima partita di oggi per assicurarci il titolo. Ok, terzo ed ultimo avversario di oggi, spero anche di questa stagione, che ha una Premier League veramente buggata. Mamma mia quanto è buggata sta Premier. È una bella squadra, eh. Questa sarà tosta contro Ciccio Team CT. Buono così. Buono, allarga. Bello. Il cross in rabona. Il colpo di testa. Si entrava subito. Buono per il Ciccio. Può andare. Aspetta, nel mezzo c'è Ghezze. Prende in contratempo l'avversario. Il tiro di Ghezze. Yarmolenko ancora, non è in rabona sto cross. Maledizione. Buono Goetze, se ne va. Goetze, sì così, 1-0. Mettiamo un cassaforte. No, non è cassaforte per niente questa partita. Però intanto andiamo in vantaggio, dai così. Yarmolenko. Yarmolenko, perché cerco gli skill goal se li ho già fatti. Vabbè, finisce qua il primo tempo sull'1-0, stiamo vincendo. Sto cercando di fare il gol su cross in rabona, ma veramente tosta. Sto cercando soprattutto anche di vincere questa partita. Attenzione a Gabriel Jesus. Bravo per Ren. Va bene, non volevo rinviare così, però va bene.
almeno possiamo mettere il nostro carissimo Jonas Gonsalves Oliveira, che magari lì davanti può creare qualcosa. Voglio mettere pure, no, Bonna no, lo tengo, che tanto fa schifo tanto quanto Perrin. No dai, non si può, gliel'ho rubata, ma gli torna a lui con i rimpalli. Eccezionale sto gioco, eccezionale. Eccezionale. Via sta. Dai! Ma cosa fai? Sto premendo X! Perché fai quei cosi con il piede? Sto premendo X! Devi andare sulla palla! Ma dai, ma sto gioco è veramente falsato! Ma guarda qui, il difensore cosa cavolo fa? Guarda, dai, gli rubo palla e gli rimane a lui. Ma c'hai un culo che non t'ammazza nessuno a te. Dai, tira anche con Renato Sanchez col mancino. Dai, fa anche gol. Ti prego, fai gol, ti prego. Ti prego, ti prego. Ma vaffanculo. No, ragazzi, no, non può finire così questo episodio. Io gioco un'altra partita perché... No, veramente, cioè, c'ho una rabbia in corpo che voi non avete idea. Partita che ho dominato, cioè ero in tranquillità, stavo dominando la partita e poi nel secondo tempo cosa è successo, dai. Quindi mi gioco anche la quarta partita oggi, voglio lasciarvi anche la quarta partita con un unico obiettivo, vincere, basta. L'unico obiettivo è vincere. Ecco qua, un altro avversario, un'altra bella squadra con una Serie A, Zvog Fed, si chiama questo qui, va bene, con Mandzukic in attacco, non avevo ancora mai visto Mandzukic. Dai subito, palo. Bene. Dai, proviamolo. Sì, ma Ben Arfa, ma Ben Arfa. No, non lo provo più, ragazzi, non lo provo più. Dai, così, bello il passaggio e bello il gol di Ciciretti. Bella azione, 1-0. Vedete, quando mi concentro solo su giocare, su vincere, ne gioco bene. No, non ancora il Ciccio, prende fallo ma tira lo stesso, lui non gliene frega niente. No vabbè ragazzi, vabbè, tanto per conferma che l'avevo preso col calcio d'angolo, valeva anche quello del primo episodio. Ma in mezzo subito per il Sharawi, no per... va bene, chi è? No, Benatia non ce l'ho io, Marquinhos, va bene. No vabbè, giustamente, giustamente il giocatore, il difensore si mette dietro, dietro l'attaccante, perché è ovvio, è lì che deve stare, dietro, perché non la deve prendere la palla. Ancora buono El Shaarawy. Palo, dai El Shaarawy. Dai Ciciretti. Madonna, fanno i miracoli adesso. Ma in mezzo. È buono. È buono. 3-2 al 45esimo. Due gol sul calcio d'angolo. Che schifo. E finisce anche il primo tempo sul 3-2. Siamo in vantaggio, ragazzi. Ve l'ho detto, non sto cercando di fare il gol sull'assist in Rabona, ma sto semplicemente cercando di vincere sta partita. Non è facile perché avete visto che comunque sto giocando io. Cioè, come vedete, in un tempo ho fatto 14 tiri. Se gioco come voglio giocare io, ho fatto anche 3 gol. Però ne ho subiti 2 a caso perché è impossibile difendere su questo FIFA. Vai Rabiot! Vai lì! Sì, così! 4-2 al 51esimo, Salvio. Così a caso sulla ribattuta, va bene. Doppio vantaggio, finalmente. Bravo Ferran. Bravo Perren, bravo Perren, cioè c'ero io. No, non gliela regalare, lì anche segnato con un tiro a caso. Via, dai Portio, vai, via sta palla, dai che è finita. Dai, via, oh mio Dio, non vuole finire. Dai, finita, grazie a Dio, non siamo riusciti a fare l'obiettivo dell'assist su cross in Rabona, però ragazzi non ce l'ho fatta, cioè veramente volevo vincere questa partita e basta. Ma vedete, anche cercando solamente di vincere la partita ho rischiato comunque di pareggiare, nonostante l'abbia dominata anche questa. È veramente un gioco difficile, quindi tenere conto di dover vincere e di dover fare degli obiettivi è una cosa veramente tosta, perché come ti concentri un pochino più sugli obiettivi poi subisci gol, è sicuro, assicurato. Comunque, abbiamo vinto il titolo, quindi buono così, siamo in divisione 8. La stagione finalmente si è conclusa, la seconda stagione con una squadra veramente, diciamo, problematica. Spero che la prossima squadra sia un po' meno problematica. Abbiamo di nuovo finito, quindi soddisfatto 3 obiettivi della dirigenza, quindi abbiamo di nuovo 30.000 crediti nel budget trasferimento, oltre alla squadra che Ricky ci proporrà nel prossimo episodio.
Quindi vi ricordo di commentare con i giocatori che volete portare nella prossima stagione. Vi lascerò magari un sondaggio con una scelta tra 5 giocatori, perché penso sia il massimo che possa entrare su un sondaggio su YouTube. E magari mi commentate comunque con chi volete tenere, se avete idee su chi comprare con 30.000 crediti. Però vi ricordo che, ragazzi, mi devo un pochino adattare alla squadra che mi farà Ricky, quindi finché non la vedrò non posso sapere, non posso pensare a dove mettere questi crediti. Però se avete delle idee, ovviamente scrivetemi qua sotto, lasciate un bel mi piace perché secondo me questa serie lo merita. Vi ricordo che ogni martedì, giovedì e sabato uscirà questa serie alle 2:30, alternandosi con la carriera allenatore del full body di Ricky, che uscirà lunedì, mercoledì e venerdì. Poi nel resto dei giorni, cioè la sera, potranno uscire altri video come quelli per il fantacalcio, pack opening, eccetera. Magari adesso che è iniziata anche la Weekend League, cioè che inizia domani la Weekend League, potrebbe uscire anche qualche video sulla Weekend League. Invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare alla pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. E scusate per lo sfogo di prima, però ragazzi, FIFA è così.